distinguere fra proprietà e detenzione, fra Stato e governo, fra indipendenza e autonomia, o forse sono figlie di una certa malizia politica che cerca di creare un po' di rumore per mettere in difficoltà il governo. Noi invece ci distanziamo dall'europeismo liturgico del fan club di Ludovico il Moro e vogliamo invece qualcosa di diverso, un europeismo pragmatico. L'ho già detto e lo ripeterò spesso, credo. L'europeismo pragmatico passa attraverso l'adeguamento dei nostri istituti a quelli europei e lo spirito della mozione va esattamente in questo senso. Certo, a noi in Europa non piace tutto. Vi faccio un esempio di quello che non ci piace, visto che è stata evocata l'indipendenza della banca centrale. Vi faccio un esempio, una piccola lista, una short list di governatori di banche centrali degli altri paesi. Prendiamo Vitor Constanzio, ex vicepresidente della PDE, della BCE, un politico, segretario del Partito Socialista, candidato premier, perse le elezioni e diventò governatore della banca centrale del suo paese. Vi immaginate voi qui da noi un percorso simile? Direi di no. L'attuale ex vicepresidente della BCE, De Guindos, che è sempre stato un manager politico, tesserato del Partito Popolare, sottosegretario, ministro. Ecco, nella nostra storia, della nostra banca centrale, episodi di contiguità di questo tipo non ci sono stati. Pensiamo a Sylvie Goulard, che è stata ministro della difesa con Macron, si è dimessa a causa di uno scandalo per un problema riferito agli assistenti al Parlamento europeo. Insomma, diciamo che negli altri paesi le banche centrali hanno dimostrato di essere contigue alla politica e non sempre al meglio della politica. Questo qui da noi non c'è e lo rivendichiamo con orgoglio e questo a noi piace, come ha detto la collega Bottici. Io vorrei ricordare che questa maggioranza, quando ha dovuto intervenire per mettere rimedio ad alcune storture di alcune riforme che ci siamo trovati a dover gestire sul groppone, mi piace poter dire di aver trovato nella nostra banca centrale, segnatamente io desidero ricordare il dottor Salvatore Rossi, un interlocutore che pur nella diversità ovviamente delle visioni è stato in grado di fornirci del supporto ed è stato in grado di ascoltare le nostre ragioni e di aiutarci a migliorare delle riforme che, a detta di tutti i soggetti che erano coinvolti, necessitavano di essere migliorate. Allora, io adesso non starò qui a dirvi perché voterò favorevolmente all'ovvio, voglio però fare un paio di considerazioni su cosa c'è che non mi convince nelle altre mozioni, altrimenti sembrerei schizofrenico. Queste quattro mozioni non dicono tutte la stessa cosa. Allora, intanto partirei da quella della nostra opposizione di destra meno a destra, cioè dei nostri colleghi di Forza Italia. Io non credo che sia il caso di votare un impegno ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, per il banale motivo, a fini di, non so, sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, per il semplice motivo che questa cosa è venuta in mente solo a qualche giornalista poco addentro al funzionamento del sistema bancario italiano e del sistema bancario europeo. Questa cosa non ci è mai venuta in mente per diversi motivi, fra cui quello che è impossibile, ma non è che vendere l'oro delle banche centrali non sia mai venuto in mente a nessuno, qualcuno è venuto in mente. Se voi vi andate a prendere il giornale del 15 settembre 2014, c'è un bellissimo articolo dal titolo molto ambizioso, un New Deal da 1.000 miliardi, vendiamo l'oro dell'Europa, a firma collega parlamentare Renato Brunetta, il quale proponeva di vendere l'oro della banca centrale per finanziare un piano di investimenti. Forse però il collega Brunetta, che è anche un collega economista, non sa come funziona. Come funziona glielo ha spiegato Peter Praet in un suo tweet delle 16:42 del 12 marzo 2019, che si trova nel Twitter feed della BCE, dove Peter Praet dice una cosa molto semplice: in quanto banca centrale possiamo creare moneta. Quindi, se la BCE volesse finanziare un piano di investimenti, potrebbe farlo senza vendere alcun oro. E questo a noi non è mai venuto in mente, vorrei che fosse chiaro.
Va da sé che anche l'idea che le riserve auree abbiano la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario, beh, anche questa è una nozione un pochino sfocata. Siamo fuori dal gold standard, siamo fuori dal gold exchange standard. È successo molti anni fa, ma siccome siamo senatori c'eravamo tutti. Se non ce lo ricordiamo, sta scritto sui libri di storia. Mi riferisco a Nixon, naturalmente. C'è una cosa che mi ha colpito e che è in parte analoga anche nella mozione dei colleghi della nostra opposizione di sinistra. Intanto qua si continua a distinguere autonomia con indipendenza. L'indipendenza, cos'è? L'ho detto. L'autonomia, mi dispiace doverlo dire, è la facoltà di dare leggi a se stessa. Ora, questa autonomia, autocrinia, autodichia, la Banca d'Italia non ce l'ha. Le leggi del suo ordinamento vengono votate da questo Parlamento e, se sarà il caso, verranno rivotate se danno ambito ad equivoci, considerando che ove mai ci fossero, ove mai, non dico che ci siano, ho appena espresso le ragioni della mia soddisfazione e della mia interazione nella qualità istituzionale di Presidente della Commissione Finanza con alte autorità dell'Istituto di Vigilanza, ove mai ci fosse la percezione che qualche cosa nella Banca Centrale può essere migliorato, questo Parlamento, piccolo dettaglio, è sovrano o ritiene di poter provare a dimostrare di esserlo, e quindi l'autonomia è assolutamente fuori dal dibattito. L'indipendenza è nel dibattito e se ne parlerà ancora. Però a me spiace che i colleghi di cui apprezzo la competenza, ho apprezzato moltissimo la ricostruzione storica contenuta nella loro mozione, vengano a versare in atti parlamentari anche qui un impegno sconclusionato, l'impegno a non vendere sostanzialmente gioielli di famiglia, la cui unica causa o il cui unico pretesto, la cui unica fonte è l'analfabetismo funzionale di alcuni esponenti della prestigiosa stampa estera, i quali, quando hanno visto scritto lo Stato è di loro, perdonatemi, le riserve sono di proprietà dello Stato, hanno tradotto nella loro mente: il governo vuole vendere l'oro. Io il legame, l'attinenza logica fra queste due preposizioni non la vedo, non esiste se non nel tentativo di creare un po' di quella volatilità sui mercati dai quali gli amici di questi simpatici e prestigiosi giornalisti dell'Anglosassonia sanno trarre dei profitti. Ma che poi uno prenda questo fake e lo metta in una mozione, sinceramente lo trovo un po' inappropriato. Anche la mozione dei nostri colleghi dell'opposizione di destra più a destra, quelli che ci invitano a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo, ma è tempestiva, l'atto è già depositato presso una commissione parlamentare competente, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, quindi noi li ringraziamo, ma il procedimento è già in corso. E anche adottare le opportune iniziative perché le riserve vengano fatte rientrare nel territorio nazionale, noi sinceramente non siamo d'accordo, riteniamo fondati gli argomenti di chi ha sostenuto su questo che ci debba essere una diversificazione del rischio. Altro però è non avere contezza della situazione e non avere contezza di come gestirla nel caso le circostanze debbano cambiare. Per concludere, un'altra cosa che sinceramente mi spinge a votare contro la mozione di Fratelli d'Italia è la frase, a giudizio dei proponenti, l'oro dovrebbe essere restituito allo Stato. Ma l'oro non deve essere restituito allo Stato, perché l'oro è dello Stato, punto. Cioè non, è anche il modo di esporre le cose che poi crea degli equivoci. Non mettiamoci noi, che siamo parlamentari, abbiamo contezza e capacità tecnica per affrontare certe questioni, a livello di chi forse strumentalmente o forse per deficit culturale crea poi sui media questo grande polverone intorno sostanzialmente al nulla. Grazie. Grazie, senatore.